in Piemonte. Vi porto a conoscere un posto che in realtà non è molto distante da noi, è il, diciamo, a parallela alla vallata di Gressonei. Siamo in Valsesia, andremo a vedere Varallo e Alagna. Siete pronti? Andiamo all'ufficio informazioni e vediamo chi ci accompagna. Buongiorno! Buongiorno! Benvenuta, piacere. Bene. Lorena, allora oggi sei tu che mi accompagnerai alla scoperta di questo territorio. Un piacere, tra l'altro, sì. Io ho iniziato a guardare un pochino cosa ci aspetta, ho visto che guarderemo, diciamo, con attenzione la parte alta della vallata. Sì, ci facciamo un po' un'idea di tutta la valle, da Varallo in su, quindi partiamo da quello che è la testata di valle nella Val Grande, Alagna. Poi toccheremo alcuni punti secondo noi particolarmente interessanti fino naturalmente ad arrivare ad una buona degustazione dei gatti d'aro delle nostre colline. Grazie, andiamo! Eccoci adesso, partiamo con questa funivia storica, anche se questa è stata completamente rivista, rifatta con tutte le nuove norme. In realtà è una funivia per il Monte Sacro, Sacro Monte, come finalmente è conosciuto. Sì, ci arriviamo con una funivia che è una delle più ripide d'Europa, in realtà. È stata inaugurata negli anni 30, ma adesso saliamo su questa macchina sicurissima, meravigliosa, che ci assicurerà una visione splendida sulla città di Varallo e sui suoi tetti in beule, tutto in pietra. Andiamo! Andiamo! Saliamo al Sacro Monte, Sacro Monte che sorge quindi su un'altura. Sì, su quello che è una sorta di terrazzo naturale. È uno dei nove Sacri Monti. Sì, Sacri Monti. Che hanno inizio questo, il più antico di tutti, e sorge alla fine del 400. Negli ultimi 15 anni del 400 potremmo dire, non c'è una data precisa, ma direi che dal 1488 in poi. Noi valdostani non sappiamo che in realtà vicino alla Valle d'Aosta c'è Gerusalemme. Esatto, la nuova Gerusalemme. Ecco, questa volontà di ricreare la Terra Santa proprio per permettere a tutti di andare in pellegrinaggio. Eh sì, perché chi l'ha voluta fortemente è padre Bernardino Caimi, uno dei frati francescani minori osservanti. Era stato a lungo tempo, insieme ad altri francescani, dal 300 in poi, custode del Santo Sepolcro. Piacere, Jeanette. Ciao Stefano, benvenuta. Ciao Stefano, ciao. L'angelo custode del Sacro Monte. Beh, non proprio, diciamo solo un dipendente del parco che gestisce il sito del Sacro Monte di Varallo e che fa parte di quell'ente di gestione dei Sacri Monti che gestisce tutti e sette i Sacri Monti del Piemonte. E siamo pronti anche noi allora ad andare a Gerusalemme. Pronti? Andiamo. Ti seguiamo. Andiamo. Questo è il portale monumentale d'ingresso, è della metà del Cinquecento, viene costruito apposta per realizzare l'ingresso nella nuova Gerusalemme, che come vedi è scritto proprio sopra il portale stesso. Perché questo colore giallo? Colore giallo perché da un recente restauro si è scoperto che quella parte giallognola oggi in realtà era dorata, d'oro zecchino, quindi doveva essere molto appariscente l'idea che si entrava nella nuova Gerusalemme. Allora portamela a scoprire. Entriamo. Andiamo. Rientriamo e veniamo accolti da due statue principali. Una imponente, diciamo, lui è proprio il personaggio alla base del Sacro Monte. Lui è il fondatore, in realtà sono due statue ottocentesche in foglia di rame, quindi molto successive, però danno l'idea dei due fondatori del Sacro Monte, quello spirituale, quello che ha ideato il Sacro Monte come copia di Gerusalemme, Bernardino Caimi, un frate francescano, e Gaudenzio Ferrari dall'altra parte, come dire, l'arte e la fede. Gaudenzio Ferrari, poi mi dirai, valsesiano anche lui. Sì, poi gli piace tutto a chilometro zero. Tutto a chilometro zero. Benissimo. Allora Lorena, quello che stupisce è intanto la grandezza delle statue, che sono fatte a grandezza, si può dire, praticamente naturale. Sì. È stato del 1000 e... Qui siamo alla fine, all'inizio del 1500, quindi siamo in presenza di Gaudenzio Ferrari.
Finalmente. Assolutamente sì. E poi l'altro elemento è, chiaramente non siamo più abituati, ma statue con capelli veri. Sì. Ma di che materiale sono fatte queste statue? Allora, questi sono manichini di legno, quindi hanno finite le parti più esposte, quindi le mani, il viso, le parti delle gambe, i piedi, il resto è un manichino ricoperto di tela gessata. Questa è una delle fasi delle statue del Sacro Monte. Una delle fasi, perché dici che ci sono stati diversi momenti. Sì. Da quando si può dire che si inizia e finisce in totale? Allora, siamo negli ultimi 15 anni malcontati del 1400, in cui le prime statue, ne abbiamo ancora testimonianza in Pinacoteca, dove è custodita la pietra dell'Unzione, il gruppo della pietra dell'Unzione, interamente in legno, quindi capelli, corpo, finito in tutte le sue parti, anche quella posteriore, perché le cappelle erano aperte all'inizio. Il popolo viveva ciò che era rappresentato all'interno delle cappelle. Solo in seguito sono state poi chiuse. E fino a quando è che viene conclusa l'opera del Sacro Monte? Diciamo l'ultima fase. A noi piace pensarla sempre in evoluzione. Certo, se non altro in quanto però, a restauri. Sì, siamo alla fine dell'Ottocento più o meno. Benissimo. Questa cappella ha un significato particolare, intanto notiamo che ci sono tante statue. Ci sono tante statue, e la cappella che rappresenta la prima volta di Gesù al tribunale di Pilato, tutta la piazza rappresenta i giudizi di Gesù, tant'è che è la piazza dei tribunali, quindi il giudizio civile, il giudizio al tribunale religioso, Caifa invia Gesù a giudizio da Pilato, è la prima volta a Pilato. Tutto il palazzo, così come noi lo vediamo, rappresenta il palazzo di Pilato e fa da cesura tra le due piazze, quella della Cappella della Crocifissione, quindi diciamo l'evento religioso per eccellenza, proprio quello sacro, e la piazza in qualche modo civile. In questo caso la cappella però ha una rilevanza particolarissima perché ci lavorano insieme i fratelli d'Enrico. Antonio, detto Tanzio, più noto come Tanzio da Varallo, Giovanni d'Enrico è lo scultore che plasma le statue. Il fatto che lavorino insieme è significativo soprattutto perché siamo ormai all'inizio del Seicento, il lavoro prospettico di compenetrazione che era già partito con Gaudenzio Ferrari tra pittura e scultura in questo caso dialoga alla perfezione. Allora, ciao Jeanette! Ciao! Hai deciso di prendere l'antica tradizione di fare la Scala Santa in ginocchio. Ma io sono per le tradizioni. Questa è la Scala Santa, mi hanno detto che arrivata in cima il paradiso sarebbe stato sicuro. Me lo confermi? Diciamo che è un buon spunto per iniziare. Vuoi farlo con me? Lascio te a questa grazie tradizione. Questa è una delle cappelle più straordinarie del Sacro Monte. E mentre lo dici ti emozioni, vero o no? Quante volte l'avrai aperta eppure? Direi che tutte le volte mi emoziono perché la rappresentazione emotiva cui sottopone questa scena è veramente straordinaria. Pensa che abbiamo le lettere pastorali del vescovo Vascapè, che è il vescovo che governa la diocesi di Novara in quel periodo, che dà precisi e dettagliati consigli sulla prescrizioni sulla realizzazione della cappella. Dice che in questa cappella si devono vedere i volti rabbiosi, i volti commossi della folla nel momento in cui Pilato dice e chiede chi vogliono sia liberato, quindi Barabba o Gesù. Sappiamo dalla narrazione evangelica che sarà Barabba ad essere liberato, e Barabba lo si vede dipinto adesso dietro alla grata, dipinto che sta uscendo, quindi anche il dialogo tra pittura e scultura un'altra volta ha questa davvero importante rilevanza. Allora, abbiamo visitato il Sacro Monte, salendo abbiamo preso la funivia, rientrando si può fare una bellissima passeggiata. C'è questa mulattiera straordinaria che riporta in paese, che è un vero e proprio percorso devozionale con tre cappelle. Lo si poteva fare a cavallo, ma noi ce la gustiamo fino in paese a piedi e arriviamo alle porte di Santa Maria delle Grazie.
rivediamo com'era la casa Walser in passato. Come si viveva praticamente. Come si viveva qua. Quindi nella parte sotto, diciamo quella in pietra, c'era la parte adibita alla lavorazione del latte. Questa era la parte per la lavorazione del latte, invece l'altra qui era la parte della la cucina, dove faceva mangiare. Hai voglia, Maria, di dirci i nomi di alcuni attrezzi che tu utilizzavi quando eri piccola, allora, quando lavoravi il latte? Dello Rai, cos'era? Rotto. Il cerchio. Era un cerchio che mettevano il formaggio. Quello facevano il burro. La zangola. Quella, poi c'è l'altra più di là. Birula. Quella col manico. Quello è il hibi. Quella col manico, là in fondo. Sì. Quindi due strumenti diversi, tutti e due per fare il burro. E li avete usati tutti e due? Questo qui girava. Sì? E c'è l'altro se doveva andare avanti e indietro. E come si dice in ticciu? La zangola. No, non in italiano. Hibie. Tutti i nomi che vanno persi adesso, nessuno, diciamo... No, perché ormai è tutta un'altra lavorazione che fanno, tutto con attrezzi diversi, quindi... E adesso andiamo a vedere invece la cucina, giusto? Sì. Allora Maria, io non vedo il camino, qui si cucinava ma non c'era il camino. Niente camino. Beh, e quindi come si... Accendevano come si così, era la porta aperta e il fumo veniva fuori, sotto teneva un po' dentro il caldo. Tanto per dirla. Ma nessuna casa Walser al camino, quindi? Quelle proprio antiche no, dopo le altre le hanno fatte, ma le proprio antiche non hanno nessun camino. Ed è per questo che vediamo, diciamo, tutto nero, tutto nero. Affumicato. Allora Pierino, qui ci troviamo nel centro della casa. Il centro casa è la parte abitativa praticamente, da questa parte c'è l'abitazione della gente che... Quando cucinavano magari mangiare qui nel caldo. Perché Maria c'erano gli animali, giusto? Eh sì, poi una stufa in pietrollare. Dove si accendeva da fuori. D'accordo. E scaldava. Scaldava. E quindi poi diciamo che si mettevano anche le pantofole ad asciugare. Sì, la roba sopra. E qui è stata, diciamo, c'è questa donna che rappresenta appunto questa la signora scena che sta lavorando, insomma la parte lavorativa anche. Certo. L'ambito familiare dove si riunivano tutti i familiari la sera. Dicevamo allora la stalla dove c'erano gli animali, che razza veniva allevata? Ma la razza è una strana qui della valle, non mucche tanto grandi, perché come si vede anche lo spazio. Certo, non è tanto grande. Le piccoline piuttosto le mucche. E quindi più o meno 4 capi in famiglia, perché vedo ma qua. 4 dipende dalla dimensione della casa, qui vediamo la posizione per 4, poi ci sono anche case con più spazi, come per esempio dall'altra parte mettevano poi i vitellini, oppure se avevano a capro, la pecora, dipende come era composto il nucleo familiare. Avevano un posto per 6. Erano già una famiglia ricca, in una. Chi poteva averne così tante? Sì, dipende dalle case, come la costruzione familiare, tutto. Benissimo, continuiamo la nostra scoperta. Va bene, andiamo. Allora Maria, adesso parliamo di cose da donne, i bambini. Quindi venivano messi in queste culle? Legre. Raccontami un po', mi dicevi che tuo papà... Faceva ste fare qui. Con la canapa che veniva colorata, quindi filata. No, lui le faceva bianchi, ecco. Però poteva una essere volta anche... sì, le coloravano e quindi voi c'erano degli artigiani che erano specializzati a fare le culle. Se parliamo praticamente facciamo un po' tutte, sia dagli attrezzi agricoli a tutto l'uso della casa. Pierino, i letti erano corti, anche se vogliamo stretti, per stare vicini e scaldarsi e fare figli fondamentalmente. La famiglia era abbastanza numerosa di solito. Sì, quanti bambini si può dire in media? Ah, ma 3, 4, 5, anche fino a 10 dipende. Non so se erano ma in tanti era la nostra famiglia. 12 o 13. Sì, era. Allora, arriviamo qua nella cabina armadio, perché adesso va di moda la cabina armadio, nel guardaroba del, diciamo, dei
Alagnesi. Allora c'è qui l'abito da donna. E allora l'abito da donna. Con un grembiule nero, giusto? Ma i grembiuli poi variavano. E variavano i grembiuli. Secondo... Per esempio, dalla gioventù le signorine mettevano il grembiule bianco. Ecco, per la più gran festa, parte. Così, per il singolo della purezza. Invece, sì, invece quelle sposate avevano blu e nero. Quelle da lutto. Le vedo. E poi c'era questa parte in lana, giusto? Questa è mezza lana, è filato con filato di lana con filato di canapa. Di canapa. È molto robusto. Voi qui allevate anche pecore? Sì, pecore, capre. E l'abito da uomo era... È questo qui dietro. Quindi un abito, se vogliamo, più semplice. Semplice. Anche questo in lana e canapa. Lana e canapa, però non è colorata questa qui. Certo, certo. E come scarpe, ecco, tu mi parlavi prima di tua moglie che fa ancora le pantofole con la canapa, quindi sono pantofole particolari. Le pantofole sono queste qua, vedi, sono queste qua, tipo questo qui è da donna che c'è il torpalino, invece queste qui sono piuttosto da uomo, vedi. Quindi voi qui non avete la tradizione dei sabot? No. Però voi è piuttosto pantofole, come nella ballata di Gressonei? Sì, più o meno sì. Come le chiamate queste pantofole? Ciocca. Ah, la zocca. Ciocca. Sì. Queste le mettevano sotto le scarpe per non scivolare. Ah sì, tipo dei ramponi, voglio dire, diciamo. Sì. Abbiamo visto che c'è molto, però c'è anche una rete sentieristica che non si può perdere, qualcosa devi fare, ti tocca proprio. D'accordo. Quindi preparati. Va bene. E ci avventuriamo su un pezzo in Val d'Olen. È un trekking adatto anche alle famiglie? Sì, questo che affrontiamo adesso, guarda, è proprio la storica via che attraversa la Val d'Olen, adesso sulla quale volano anche queste cabinovie e portano alle piste. Però sotto c'è ancora lo storico sentiero numero 5 che collega Alagna dalla frazione Bonda dove siamo fino ai 3000 metri del Passo dei Salati del Col d'Olen. E siamo quindi sul confine con la Valle dell'Iss. Prendo una cartina così mi guidi. Dai. Oh, buongiorno. Ciao. 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 Piacere, Claudio. Dalla Valle d'Aosta. Ah, come mai siete arrivati fino qui? Ma mi ha accompagnato la guida, mi ha detto che c'erano dei giovani che hanno ancora voglia di occuparsi di agricoltura. Allora sei arrivato proprio nel posto giusto. Allora, la Bruna Alpina è un'ottima produttrice di latte, qualità veramente eccezionale, ma è una vacca a duplice attitudine, quindi produce anche una buona carne? Sì, ha un'ottima carne e alleviamo una parte di animali proprio per questo. Che macellate voi? Sì, ci appoggiamo in un consorzio, un macello consorziale, e poi abbiamo un laboratorio dove vengono lavorati tutta la pezzatura, insomma anche la parte dei salumi viene appunto fatta in azienda qui da noi. Quindi siete completi, quindi dai formaggi a tutta la parte sì, c'è la filiera completa, dalla produzione della materia prima fino alla lavorazione e appunto poi la vendita nel nostro negozio. Che buon profumo! Sì, sto facendo la lavorazione all'Alberto, ho appena finito la formatura delle tome. Tuo fratello? Mio fratello. Ciao, piacere. Noi chiacchieravamo e ci divertivamo in sala, tu stavi lavorando. Io stavo lavorando il latte appunto di stamattina e appunto abbiamo appena finito di fare le tome. Cioè una volta che viene tagliata la cagliata, la lavorazione che dura circa mezz'ora, dopodiché viene raccolto in queste fuscelle e come potete vedere ne facciamo di diversi formati, magari un pochino più grandi, un pochino più piccoli, diciamo va in media da formati piccolini da circa un chilo fino a formati da circa 2 chili e mezzo. Adesso vengono lasciati qua fino a oggi pomeriggio e dopodiché inizierà la fase di salatura. Adesso vi accompagno nel locale dove appunto nella nostra cantina, la Truina, come si chiama in Bassesia. Truina? La Truina. Dove andiamo a stagionare? E dove andiamo a stagionare i formaggi. Pronti. Che meraviglia!
Questo è il tuo bottino. Questo è il bottino. Diciamo che è la fase finale, diciamo, di tutta la lavorazione. Quindi le tome che tu prima mi hai fatto vedere che vengono rigirate. Sì, praticamente vengono portate in cantina dopo la fase di salatura. E qui stanno per alcuni mesi finché, nel senso, non sono pronte per la stagionatura. La stagionatura può variare da poche settimane fino anche a parecchi mesi, si arriva anche fino a un anno di stagionatura. Per chi ama il gusto un po' più intenso. Il gusto un pochino più intenso, più saporito. Le tome, proprio per lo sviluppare nel meglio tutte le muffe e anche il sapore al suo interno, vengono girate circa due volte alla settimana su queste assi di legno, che vengono cambiate periodicamente, e proprio in modo che la stagionatura venga omogeneamente su tutti i lati. La differenza quindi da questa, che quanto ha questa? E questa qui è una toma che ha 4-5 giorni. 4-5 giorni, quindi se vogliamo più morbida, a questa invece con una consistenza completamente diversa. Sì, perché appunto durante la stagionatura comunque il formaggio perde consistentemente tutto il siero che comunque aveva ancora al suo interno e diciamo, oltre a perdere di peso, diventa proprio anche quando si taglia con un colore molto più giallino, più intenso. Avete tutto, avete la famiglia, avete i prodotti di qualità. Vedo una fisarmonica, cosa mi racconti? Chi è che è appassionato? Oltre, insomma, alla passione per gli animali e per il lavoro, c'è anche la passione per questo strumento che, insomma, spesso riesce a unire molta gente in diverse situazioni, insomma. Questo è ereditato anche questo in famiglia o è stata una tua scelta? Sì, mamma quando era giovane suonava anche lei un po', insomma, sicuramente, strimpellava un po'. Papà sicuramente si è innamorato perché certo, mamma certo. La vogliamo pensare così. Sì. E allora un brindisi a tutti i fratelli. Grazie mille. Salute. Alecco. Tutta poesia ci sta la Marsiglia canzone. Io sto realizzando lo scapin marsesiano, che è una sorta di pantofola che è composta da due componenti fondamentali. Una è la suola, appunto questa che sto facendo, che viene, non esiste un termine italiano, si dice intralà, perché non esiste una traduzione specifica in italiano. E praticamente si realizza con tutte stoffe di recupero, sì. Sono circa 13-15 strati di stoffe di vario tipo, che vengono assemblate una sull'altra e poi vengono praticamente trapuntate, se così si può chiamare, comunque il termine corretto è intralate. Con questa corda, che una volta era canapa, adesso la canapa non si trova più, questa fibra qui è sisal, sempre una fibra vegetale. Sì. Si fa la punta ad un ago, che è questo, abbastanza grosso, e poi questa si chiama lesna, con la quale si fa il foro nel tessuto di stoffe, e dopodiché si trapassa con l'ago, sì. E si passa tutto questo qui. Vedete che ce ne sono tantissimi di punti da fare per completare in modo definitivo tutta la suola. Noi le abbiamo viste in Alta Valsesia, le abbiamo viste ad Aragna, certo. Stamattina, certo. Erano utilizzate in tutta la vallata? Assolutamente sì. In tutta la vallata. E lei a casa le utilizza ancora? Assolutamente, tutti i giorni. Allora, questa enoteca, diciamo, quindi per voi è una vetrina molto importante perché rappresentate grande parte della produzione del vostro territorio. Esatto, qui praticamente diverse aziende, viticoltori della zona, diciamo, consegnano il vino qua,
e questo diciamo così che è un punto vendita, secondo me l'enoteca è loro. Certo, a livello di produzione quanti ettari ricopre questa? Beh, la zona di Gattinara sono circa 100 ettari, però poi tutta la zona dell'Alto Piemonte sono sui 500 ettari. Più o meno ogni azienda in media, abbiamo sicuramente aziende più grandi e più piccole, ma all'incirca l'azienda media quanti ettari ha? Ci sono tanti piccoli produttori che hanno 3 ettari, poi c'è l'azienda grande che ha 50 ettari, c'è un'azienda che ha 25 ettari, altri sui 10. Diciamo che ci sono tanti piccoli produttori che hanno circa 3 ettari di vitati. Allora, questa Valsesia ci ha stupito per la storia, la cultura, l'artigianato e anche per la gastronomia. Diciamo che abbiamo fatto uno degli incontri particolari, se penso ai fratelli dediti a, diciamo, alla produzione di formaggi, i due signori che parlano ancora questa lingua, diciamo questa lingua che fa parte di questa minoranza. Lorena, grazie davvero di cuore, spero che sia questa una prima volta in questo territorio, ma che altri valdostani vengano a conoscere questo territorio che in realtà è vicino, diciamo non lontano, ma comunque dobbiamo fare il giro per arrivare vicino a voi. Guarda, è stato un piacere e un privilegio poter raccontare la valle a voi e speriamo di poterla raccontare anche ad altri. C'è molto altro da dire, tra l'altro, quindi mi raccomando, rivediamoci. Volentieri, grazie ancora. grazie di essere stati qui.